approfondimento sulle ragioni per cui il discorso sulla decrescita felice, no? Non può portarci fuori da questo, cioè, un approfondimento sulle ragioni che ho inteso, però ci è passato così. La dico come la so io, diciamo, la ripeto, perché poi ovviamente... Allora, io giudico la sostenibilità di modelli. Quello della decrescita è un modello che si basa su alcuni presupposti, dei quali validi sono per esempio la critica al PIL, il discorso delle risorse, eccetera. Però la soluzione, per essere coerente e praticabile, deve implicare anche la decrescita demografica, cioè con 15 milioni di persone noi possiamo attuare un certo tipo di tecnologia, con 60 milioni di persone c'è un rapporto tra uomo e territorio, per cui per esempio, qui la affermo e qui lo nego, un certo consumismo e anche un certo spreco di spesa pubblica sono stati funzionali alla sostenibilità. Cioè noi possiamo, è chiaro che una spesa pubblica sana, produttiva, seria, è quello che vogliamo, ma se noi eliminiamo solo la spesa pubblica, sprecona, eccetera, eccetera, noi riduciamo il PIL, riduciamo l'economia, riduciamo l'occupazione. Questo è il paradosso, quindi dobbiamo migliorare la spesa pubblica, sostituire le spese improduttive e gli sprechi con delle cose buone, ma se noi riduciamo solo gli sprechi, è come quando uno improvvisamente dimagrisce e tutte le tossine che stavano dentro le cellule grasse vanno in circolo, si intossica, no? Così come sentivo una studiosa in televisione qualche giorno fa e spiegava che sì, mangiare troppo sano, solo olio crudo, solo vegetale, eccetera, può impedire di eliminare tutta una serie di tossine che invece il fegato, costretto a lavorare attraverso la bile, fa andare via. Per dire, adesso per carità, ripeto, sto abbastanza invadendo campi. Una buona notizia per me. Sì, ma dice, non, grazie professore. Non fritto tutti i giorni, però ogni tanto.